Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Dopo aver provato una serie di top di gamma molto costosi, oggi è il turno di un prodotto piuttosto interessante. Questo è il Meizu M5S. Andiamo a scoprirlo insieme. Eredita dal modello precedente M5 maggior parte delle caratteristiche, in questo caso però l'azienda ha fatto uno sforzo in più, portando M5S completamente in alluminio, a parte le antenne poste alle due estremità. Alluminio che dona tutt'altro aspetto allo smartphone, gli spigoli vivi e le misure contenute rendono il tutto piacevole da usare e trasportare. Validissima la lavorazione della back cover perché non si sporca mai, come il pannello frontale che ha un trattamento anti-impronta pazzesco ed è difficilissimo da trovare su questa fascia di prezzo. Il display è da 5,2 pollici IPS HD di buona qualità, si legge bene sotto la luce del sole e riproduce fedelmente i colori ed è piuttosto veloce e reattivo al tocco. La parte frontale è completa di tutti i sensori del caso, un piccolo LED di notifica bianco, oltre alla capsula di sistema e la cam selfie da 5 megapixel. Più sotto troviamo il tasto home, cliccabile con annesso sensore per le impronte, che permette uno sblocco veloce e reattivo, oltre alle solite funzioni di blocco app sotto impronta. Per muoverci all'interno del menu useremo sempre il tasto centrale, una pressione porta alla home, un tap funge da back, mentre uno swipe verso l'alto apre il multitasking, mentre uno swipe opposto abbassa la tendina. Beh ragazzi, per me ha già vinto così. Il tutto si traduce in un'esperienza d'uso veloce ed intuitiva, è possibile fare quasi tutto solo con una mano, anzi con un dito, brava Meizu. Il reparto multimedialità rispetto alla fascia di prezzo è più che sufficiente. Troviamo una camera principale da 13 megapixel con apertura f2.2, mentre la camera frontale è da 5 megapixel, il tutto mosso da un software Meizu piacevole ed intuitivo. Con tanta luce riesce a portare a casa una buona qualità fotografica, ma c'è una messa a fuoco automatica che non è precisissima, mentre con poca luce abbiamo le solite problematiche di tutti gli smartphone su questa fascia di prezzo, lo stesso vale anche per i video. Il modulo dual SIM LTE montato all'interno del device è di buona qualità, mi ha permesso di telefonare un po' ovunque e ha anche un riaggancio delle reti piuttosto rapido, ma attenzione che manca la banda 20. La qualità in capsula è buona, dall'altra parte ci sentono benissimo ed è anche piuttosto valido il volume del viva voce posto qui nel profilo basso, quindi con un'ottima posizione, mi ha permesso di utilizzare tranquillamente lo smartphone in auto per effettuare delle chiamate piuttosto che maps o guardarci qualche video, quindi un volume piuttosto discreto. Il processore non è dei migliori, ma lo smartphone si è sempre comportato bene, è piacevolmente veloce e scattante in tutte o quasi le operazioni richieste. Complice i 3 GB di RAM disponibili, troveremo parecchie app in esecuzione, a favorirne la piacevolezza d'uso. Chrome gira bene e permette una navigazione più che sufficiente, mentre il Red Racing 3 è utilizzabile, anche se messo sotto stress si sente aumentare la temperatura in alto a sinistra. Voglio fare i complimenti a Meizu per l'ottimizzazione software che riesce a dare ai propri device, nonostante non ci troviamo di fronte all'ultima release software 7.1.1 di Android, ma siamo fermi ancora alla 6.0 con patch di aprile 2017, il dispositivo in questi giorni è sempre stato fluido e veloce e reattivo, e privo di bug, quindi nulla da segnalare. La Flyme è ben curata, piena di settaggi, pulita e davvero piacevole da usare. Arriverà senza Play Store, ma basterà scaricare il pacchetto Google Installer dal market proprietario e in pochi secondi sarà tutto pronto. La batteria montata all'interno del device è da 3000 mAh con ricarica rapida. In questi giorni di test mi ha permesso di arrivare a sera con circa 3 ore e mezza di schermo acceso, quindi un'autonomia in linea con altri dispositivi provati con lo stesso hardware e lo stesso amperaggio, e anche in questo caso mi sarei aspettato qualcosina di più, ma diciamo che a sera comunque ci porta senza troppi problemi. La scheda tecnica è completa di WiFi doppia banda, piuttosto potente, GPS veloce e preciso e abbiamo anche l'OTG.
Attualmente il Meizu M5S nella variante da 3 GB di RAM e 16 GB di memoria interna lo troverete all'interno dei negozi tra vari sconti e quant'altro a circa 170 euro e poi magari con il tempo calerà ancora, per avere un dispositivo con garanzia e distribuzione italiana, quindi senza bisogno poi di dover spedire lo smartphone in giro per il mondo se doveste avere qualsiasi tipo di problema. Ed è un prezzo piuttosto centrato per quello che ci viene venduto, abbiamo un bel design, una buona parte costruttiva, un software piuttosto veloce, fluido e reattivo e quindi uno smartphone che è piuttosto piacevole da utilizzare durante l'arco della giornata, ma soprattutto ragazzi a valorizzare ancora di più quello che è questo Meizu e il sistema di sblocco e come è stato pensato il tasto home, permette praticamente di utilizzare lo smartphone sempre con un solo dito e questo rende il tutto davvero piacevole durante l'arco della giornata. Beh ragazzi, che dire, per oggi è proprio tutto, come sempre vi chiedo di mettere un bel like e di iscrivervi al canale se questa recensione vi è piaciuta e vi ricordo che qui sotto troverete vari link tra cui quelli dei miei social, Instagram dove metto parecchie foto degli smartphone che provo settimanalmente, ma soprattutto il link Telegram per andare a vedere le foto scattate da questo Meizu M5S e noi ci vediamo come sempre tra qualche giorno per una prossima recensione. Ciao a tutti!